Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Oggi vogliamo fare un video da un po' di tempo che non facciamo, video dedicati ai coming soon dei pop, dei Funko Pop, e quindi sono in arrivo una serie di nuovi personaggi, alcuni particolarmente realizzati in maniera impeccabile, non è così, almeno sembra dai pre-release. Esattamente, quindi ne vogliamo parlare. Fatica a parlare, vogliamo parlarne con tutti voi, ma prima sigla, speriamo bene, insomma. Ehi, benvenuto sul canale Dante. Bene, abbiamo preso in considerazione due ondate, nel senso che i pop in totale saranno 7-8, se non mi ricordo. Comunque, una dedicata ai Funko Pop musicali e una dedicata ai Funko Pop movies. Sì, in particolar modo al Signore degli Anelli. Esattamente. Quindi, chi segue il sito della Funko sa già di cosa stiamo parlando, ma tutti gli altri invece, eccoci qua. Arrivo, quindi, per spiegarvelo. Partiamo con i Funko musicali? Sì, parliamo dei Funko Pop musicali. Il primo che mi ricordo senza guardare il cellulare, il che strano, è quello di Justin Bieber, che sì, quindi è stato realizzato anche lui per tutte quelle fan che appunto lo aspettavano in maniera molto accalorata, direi. In mutande, diciamo. Sì, che in questa versione almeno da non gli assomiglia per niente, ma direi che potrebbe anche assomigliarne. Ma sai che assomiglia parecchio? Perché ha le mani in tasca, gli assomiglia. Assomiglia. È come se fosse il figlio di Trump. Perché se tu prendi il Funko Pop di Trump e lo paragoni a questo di Justin Bieber, sembra il figlio. Sì, è vero. Vabbè, quindi il primo pop musicale che vi abbiamo mostrato è questo di Justin Bieber. Poi il secondo è quello di Jimi Hendrix, che noi avevamo pronosticato in un nostro video dedicato ai Funko Pop che vorrei ma non esistono. Ed eccolo qua, materializzato. Sì, devo dire che però in questa versione, ragazzi, non è che mi faccia così tanto impazzire. Va bene, il pop di Jimi Hendrix, però non lo so, c'è qualche cosa che è lui, ma non è lui, insomma, sembra un sosia più che altro. No, sai che è un misto tra Santana, che è un altro chitarrista per chi non lo conosce, e un Jimi Hendrix ingrassato. Non lo so, che sta andando in pensione, però purtroppo, come sappiamo, è morto quando aveva 27 anni, quindi in pensione. Però non lo so, questa versione di Jimi Hendrix così non mi piace. Terzo personaggio sempre musicale è quello di Joey Ramone. Sì, anche lui ormai è passato a miglior vita. Se sembra così, Django e Nero, non è? Questo tutto molto sul grigio. Sì, però devo dire che tra Jimi Hendrix e Joey Ramone mi piace molto di più lui. Comunque, vabbè, diamo atto alla Funko che nonostante le sue poche produzioni dei Funko Pop musicali, adesso si sta pian piano riprendendo, fortunatamente. Ma andiamo avanti, perché qua adesso arriviamo alla punto forte. Esatto. In questo caso si entra in una serie, ragazzi, che è super richiesta. Esattamente, stiamo parlando del Signore degli Anelli. Il primo personaggio che qua vediamo realizzato è il signor Frodo Baggins. Sì, che come ormai le ultime produzioni Funko lo troviamo in versione normale e in versione Chase. Che cosa c'ha i piedi? Della merda. Sembra proprio merda. O ha dei peli che gli sono cresciuti maniera abnorme. Sono feci animali, chiaramente. E stavo dicendo che la Funko ultimamente sta producendo molti Chase, e molti utenti dicono che viene prodotto un Chase ogni 6 o ogni 5. Però non è così, ma vorremmo fare poi un video a parte dedicato ai Chase. Quindi Frodo Baggins in versione normale, in versione Chase. Quindi è spiritato sostanzialmente. Sì. E quando viene sostanzialmente posseduto da dietro, dal suo amico Sam. Andiamo avanti e parliamo di Gandalf. Colui il quale ha più barba che capelli. No, non è vero, no, ha un sacco di capelli anche. E qui lo vediamo, è realizzato molto molto bellissimo, molto bene. Ragazzi, cioè veramente lo voglio. Allora, devo dire che per questi primi tre personaggi della saga del Signore degli Anelli, tutti e tre sono fatti veramente molto 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 in bene. Testa Gandalf, assolutamente. Qui, stiamo parlando dell'amico di Frodo che lo possedeva da dietro ed è arrivato, e stiamo parlando di Sam, colui che lo accompagna nel suo tragitto per quel povero ragazzo che comunque ne seguisce di cotte e di crude, per scortarlo, appunto, difendendo così il suo padrone dall'anello. A proposito di padrone, l'unico personaggio che era stato prodotto, anzi gli unici due personaggi che erano stati prodotti per la saga del Signore degli Anelli era Gollum e Sauron. Ah, è vero, bravo. Però bravo, se non bravo. Sbaglio, forse Sauron era per l'Hobbit, ma non mi ricordo. Devo dirti la verità, però non me lo ricordo, perché non è che la questo saga... Questo è Nazgul, no. Che praticamente sono gli spettri, quelli che appaiono in un momento ben preciso e sono degli adepti di Sauron, praticamente anche questi. Non mi ricordo. E sono 9 cavalieri fantasma che cercano di aggredire Frodo,
leccandoli sui piedi. No, per portarli via l'anello. Ho capito, ho capito. L'hai letto prima, stronzo. È una scuola d'altra parte. Ma invece un altro personaggio fichissimo è Saruman, e qua ha in mano una mela come se fosse la strega cattiva, esatto, di Biancaneve, sì. E un forcone come se fosse il dio del mare. Sì, devo dire che in questo caso assomiglia all'ultima versione di Aquaman, però è invecchiata. È vero, è uguale ad Aquaman. Sembra che sia il rossetto grigio, quindi il grigetto. Però dobbiamo dire che anche questi tre sono molto molto belli, molto ben realizzati. Ma quindi... ne manca ancora uno. Ne manca ancora uno, e anche questo è un personaggio che vediamo combattere contro Gandalf. Ah, in quanto più o meno? Forse la Compagnia dell'Anello, se non sbaglio. Se non sbaglio, la Compagnia dell'Anello. E anche lui, e anche lui è un servitore di Sauron. Tra l'altro, dopo Sauron, loro dovrebbero essere quelli più forti a livello di forza. Come forza, magia. Ok. Quindi Barrog in questa versione è big size. Ok, quindi è più grosso, sì, questo. Sì, è più grosso, perché Barrog, già, cioè, Barrog, arriva Barrog. Quindi nella versione da 20 cm. 70 pollici, da 20 cm. Bene ragazzi, questi erano i personaggi che abbiamo scelto. Come che coming soon. Prodotti. Che verranno prodotti a breve dalla Funko e potrete trovare sugli scaffali della vostra fumetteria preferita oppure dei vostri negozi online. La domanda è quando? La domanda è quando? E la risposta è... Boh. No, dovrebbero uscire a breve, si parla di giugno. Però come sapete probabilmente l'Italia. Le prime uscite sì arriveranno ovviamente in America, no vabbè dai, si era giugno, luglio dai, arriveranno vabbè comunque nel periodo estivo. Non abbiate, caldo caldo, non abbiate fretta, ma mettete da parte i vostri soldi perché questa serie di del Signore degli Anelli è veramente molto bella dalle foto, merita tantissimo, poi magari dal vivo fanno cagare. Va bene, sicuramente arriveranno anche qui e faremo degli unboxing e delle recensioni. Mi sto robotizzando, per l'amor di Dio. Siamo qui, un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao. Ah no, cazzo, dobbiamo salutare Mambucci. Pensavate che fosse finito il video? No. E siamo ancora qui perché dobbiamo salutare il nostro utente che si chiama, di salutarla, che si chiama sotto il tuo video, quindi vabbè, lo salutiamo insieme. Si chiama Cristian Minucci, quindi ciao Cristian e alla prossima. Ciao. Ciao.